Fin dall'antichità, la strada che collega la pianura padana alla Francia passando per la Val Susa è sempre stata un nodo viario importante e strategico per il passaggio di merci, di eserciti e nel Medioevo anche di pellegrini che si recavano verso i luoghi di culto. Il castello di Rivoli, all'imbocco della Val Susa provenendo da Torino, nasce tra il X e l'XI secolo, anche se la prima attestazione risale ad un diploma dell'imperatore Federico Barbarossa del 1159. All'epoca però la costruzione era molto diversa da come ci appare oggi, perché si trattava piuttosto di una serie di edifici aggregati intorno a una torre di proprietà del Vescovo di Torino che serviva per avvistare l'arrivo di eventuali nemici. Nel 1247 l'imperatore Federico II cede la fortificazione al conte Amedeo IV di Savoia e da allora Rivoli è rimasta legata alle vicende di Casa Savoia. Qui si svolgono alcuni eventi particolarmente significativi, come il matrimonio tra Galeazzo Visconti e Bianca di Savoia, celebrato il 28 settembre 1350 per suggellare l'alleanza tra le due famiglie, e in quell'occasione Amedeo VI, detto il Conte Verde, fonda l'Ordine del Cigno Nero, che sarà poi sostituito qualche anno dopo dal più celebre Ordine del Collare, intitolato nel 500 alla Santissima Annunziata. Sempre a Rivoli poi sosta per un certo periodo il duca Emanuele Filiberto, rientrato in possesso dei suoi territori dopo l'occupazione dei francesi. Il duca era intenzionato a stabilire la capitale dei suoi stati a Torino, ma ci riesce solo nel 1563. L'anno prima è con la moglie a Rivoli ed è qui che nasce il primo e unico figlio datogli dalla moglie Margherita di Valois, cioè Carlo Emanuele I. 28 ottobre 1560, Emanuele Filiberto, la moglie Margherita di Valois e tutto il seguito arrivano da Collegno, salgono sulla collina dove c'era l'avito edificio medievale, castello medievale, osservano il panorama, osservano la capitale, apprezzano quella che verrà chiamata la buon'aria e allora Emanuele Filiberto decide di stabilirsi qui a Rivoli, incarica Francesco Pacciotto da Urbino, il capitano Pacchiotto come lo troviamo nel la documentazione, di realizzare, di modificare l'edificio e farlo diventare un edificio di loisir. Sarà Carlo Emanuele I a incaricare prima l'architetto Ascanio Vitozzi e poi Carlo di Castellamonte di ripensare l'edificio per cancellarne l'aspetto militare e trasformarlo in una residenza di piacere, parallelamente ai cantieri che erano in quegli anni in corso a Palazzo Nuovo di Torino, al castello di Moncalieri e alle residenze del Viboccone e di Mirafiori. Il Settecento rappresenta un momento cruciale per il castello che nella mente di Vittorio Amedeo II, primo dei Savoia a portare il titolo di re di Sicilia e poi di Sardegna, doveva diventare il simbolo della grandezza della dinastia. Viene quindi avviato un grande cantiere, guidato prima da Michelangelo Garove e poi da Filippo Juvarra, che smantella la struttura seicentesca per realizzare un edificio completamente rinnovato negli spazi e nelle forme. Di questo progetto non rimangono però che i disegni e alcune prospettive commissionate all'epoca dal re ai più importanti vedutisti, tra cui Giovanni Pannini e Andrea Locatelli. Oggi queste vedute si trovano divise tra Palazzo Madama a Torino e il Castello di Racconigi, ma rendono bene l'idea della spettacolare scenografia pensata da Juvarra per Vittorio Amedeo. Nel 1734 il cantiere però si interrompe, non c'è più Vittorio Amedeo che nel 1730 aveva annunciato proprio da Rivoli la sua abdicazione e suo figlio Carlo Emanuele III preferisce invece altre residenze come Venaria e Stupinigi, lasciando quindi incompleto il cantiere di Rivoli. Cornici, nicchie, paraste. Anche per quanto riguarda lo scalone, non è mai stato terminato con lo stucco come era preventivato dal progetto di Juvarra. È quasi una lettura di un progetto architettonico. Abbiamo un piano di fronte a noi. Il grande scalone, che doveva avere due rampe, una delle quali mai stata realizzata, si ferma qui dove siamo noi. Nel cantiere juvariano non arriverà mai il marmo di Fravosa pensato dall'architetto messinese, verrà terminato in legno. Sarà poi Carlo Randoni, a fine Settecento, che si occuperà di utilizzare la pietra grigia di Vaie, la stessa che viene utilizzata per le colonne, qui come a Palazzo Madama, alcune delle quali non verranno mai trasportate a Rivoli e rimarranno in Val Susa.
Solo verso la fine del secolo, quindi, si riprendono i lavori con l'architetto Carlo Randoni, perché dal 1789 le sale del secondo piano vengono destinate ad ospitare gli appartamenti dei duchi d'Aosta. Ma questa ripresa dura pochissimo. L'arrivo di Napoleone comporta l'alienazione del castello, mentre con la restaurazione i Savoia lo affittano al comune di Rivoli, finché nel 1883 il comune lo acquista per 100.000 lire. Passano quasi esattamente 100 anni prima che il castello possa riacquistare una sua dignità. In questo secolo l'antica residenza sabauda sarà utilizzata prevalentemente come caserma, ma anche come rifugio per gli sfollati e sede di attività commerciali, negozi, artigiani e così via. Solo tra gli anni 70 e 80 comincia il grande cantiere di restauro e recupero guidato dall'architetto Andrea Bruno, che permette di recuperare tutto quanto il complesso e di destinarlo a sede museale. Nel 1984 apre così al pubblico il Museo d'Arte Contemporanea, primo nel suo genere in Italia e ancora oggi uno dei più importanti del settore.